Pungi dito, due striscette, misuratore e un bicchiere di tela pesca. Allora, prima misurazione, prima del tela pesca. Quindi mettere la striscia qui, inserire la striscia e la macchinetta si accende. La striscia va messa ovviamente con il buco di qua, quindi vediamo come è fatta la striscia. Il buchetto è praticamente dove ci va inserito il blood, il sangue. Quindi facciamo questa prima misurazione, che però ho già bevuto prima del tè. Quindi buchiamo il dito col pungidito. Non è vero, non fa un cazzo. Spremiamo, facciamo uscire un sangue e misuriamo. E lui subito mi dice che ho 204 di glicemia. E devo ancora bere il tè. Cazzo. Va buono, adesso bevo il tè e dopo fra 5 minuti faccio un'altra misurazione. Metto in pausa. Ecco, altro che bicchiere di tè. Vorrei farmi due linee di insulina. Vabbè, si è già bevuto il tè. Prima di bere il tè ero 200. Adesso quanto vado? Minchia, allora ripungiamo il dito, cambiamo il dito, perché sbucchiamo il mezzo. Ai! Fa malino. Sangue a iosa, una goccia, addirittura mi è cascata una goccia. C'ho il sangue che è fluidificantissimo. Quanto ci avrò? 205, come prima, non è cambiato niente. Che comunque è molto alta, cazzo. Dovrei preoccuparmi, porca mignotta. E ho bevuto una crepe, mangiato una crepe molto dolce e del tè. Quindi niente, mi sa che c'ho un po' di diabete. Non il diabete quello 1, ma il diabete 2, mi sa che ho. Poca roba, ma brutta storia.